Buongiorno nell'amore del Signore, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, noi leggiamo la parola del Signore insieme. Nell'arco di tutto il cammino che noi faremo, noi avremo letto l'intera Bibbia. Quindi se non hai mai letto la parola di Dio, vieni con me a leggere la parola del Signore. Tutti i giorni, a mezzogiorno, dal lunedì al venerdì. Iscriviti sul canale di Nicodemo Fabiano, clicca nella campanellina, fai parte di questa famiglia e continuiamo insieme a leggere la parola del nostro Signore. Questa mattina noi leggeremo Genesi capitolo 45 e 46. Ecco la parola del Signore, Genesi capitolo 45. Allora Giuseppe non poté più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò: «Fate uscire tutti dalla mia presenza!» Nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece riconoscere ai suoi fratelli. Alzò la voce piangendo. Gli egiziani lo udirono e udì la casa del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sono Giuseppe, mio padre vive ancora?» Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano atterriti dalla sua presenza. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Vi prego, avvicinatevi a me». Quelli si avvicinarono ed egli disse loro: «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. Ma ora non vi rattristate, né vi dispiace di avermi venduto perché io fosse portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti, sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altre 5, durante i quali non ci sarà raccolto né mietitura, ma Dio mi ha mandato qui prima di voi perché sia conservato di voi un residuo sulla terra per salvare la vita a molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha ristabilito come padre del faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi e risalite a risalire da mio padre e diteli: così dice tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto, scendi da me, non tardare. Tu abiterai nel paese di Goshen e sarai vicino a me, tu e i tuoi fratelli, i figli dei tuoi figli e le tue greggi, i tuoi armenti e tutto quello che possiedi. Qui io ti sostenterò, perché ci saranno ancora 5 anni di carestia, affinché tu non sia ridotto in miseria, tu, la tua famiglia e tutto quello che possiedi. Ecco, voi vedete i vostri occhi e il mio fratello Beniamino vede con i suoi occhi che è proprio la mia bocca che vi parla. Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete visto e fate che mio padre scenda presto qua». Poi si gettò al collo di Beniamino, suo fratello, e pianse. E Beniamino pianse sul collo di lui. Baciò pure tutti i suoi fratelli piangendo dopo questo. E i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Intanto la voce si diffuse nella casa del faraone e si disse: «Sono arrivati i fratelli di Giuseppe». Questo piacque al faraone e ai suoi servitori. Il faraone disse a Giuseppe: «Dì ai tuoi fratelli: fate questo, caricate le vostre bestie e andate, tornate al paese di Canaan. Prendete vostro padre, le vostre famiglie e venite da me, e io vi darò il meglio del paese d'Egitto e voi mangerete il grasso della terra. Tu hai l'ordine di dire loro: fate questo, prendete nel paese d'Egitto dei carri per i vostri bambini e per le vostre mogli. Conducete vostro padre e venite. E non vi rincresca di lasciare la vostra roba, perché il meglio di tutto il paese d'Egitto sarà vostro». I figli di Israele fecero così e Giuseppe diede loro dei carri secondo l'ordine del faraone e diede loro delle provviste per il viaggio. Diede un abito di ricambio per ciascuno, ma a Beniamino diede 300 sicli d'argento e 5 muti di vestiti. A suo padre mandò questo: 10 asini carichi delle migliori cose d'Egitto, 10 asini carichi di grano, di pane, di vivere per il suo padre durante il viaggio.
Così congedò i suoi fratelli e quelli partirono. Ed egli disse loro: non ci siano durante il viaggio delle liti tra di voi. Essi risalirono dall'Egitto e giunsero nel paese di Canaan da Giacobbe, loro padre. Gli riferirono ogni cosa dicendo: Giuseppe vive ancora ed è governatore di tutto il paese d'Egitto. Ma il suo cuore rimase freddo perché egli non credeva loro. Essi gli ripeterono tutte le parole di Giuseppe aveva dette loro. Quando egli vide i carri che Giuseppe aveva mandato per trasportarlo, lo spirito di Giacobbe, loro padre, si ravvivò. E Israele disse: basta, mio figlio Giuseppe vive ancora. Io andrò e lo vedrò prima di morire. Genesi capitolo 46. Israele partì con tutto quello che aveva e giunto a Beer Seba offrì sacrifici al Dio di Isacco, suo padre. Dio parlò a Israele in visioni notturne e disse: Giacobbe, Giacobbe. Ed egli rispose: eccomi. Dio disse: io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto, te ne farò anche sicuramente risalire e Giuseppe ti chiuderà gli occhi. Allora Giacobbe partì da Beer Seba e i figli di Israele fecero salire Giacobbe, loro padre, i loro bambini e le loro mogli sui carri che il faraone aveva mandati per trasportarli. Essi presero i loro bestiami e i beni che avevano acquisiti nel paese di Canaan e scesero in Egitto, Giacobbe con tutta la sua famiglia. Egli fece venire con sé in Egitto i suoi figli, i figli dei suoi figli e le sue figlie, le figlie dei suoi figli e tutta la sua famiglia. Questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto, Giacobbe e i suoi figli. Il primogenito di Giacobbe, Ruben. I figli di Ruben, Kenok, Pallu, Chestron e Carmi. I figli di Simeone, Lemuel, Lamin, Oabd, Yakim, Soar e Saul, figlio di una cananea. I figli di Levi, Gerson, Keat e Merari. I figli di Giuda, Er, Onan, Sela, Peres, Zarak, Maer e Onan morirono nel paese di Canaan. I figli di Peres furono Chezron e Camul. I figli di Issacar, Tola, Puva, Joab e Simron. I figli di Zabulon, Sered, Elon e Yaliel. Questi sono i figli di Lea, che Lea partorì a Giacobbe a Padam Aram, oltre a Dina, figlia di lui. I suoi figli e le sue figlie erano in tutto 33 persone. I figli di Gad, Sifion, Aghi, Suni, Esbon, Eri, Arodi e Areli. I figli di Asher, Imna, Tisva, Tisvi, Bereia e Serac, loro sorella, e i figli di Beria e Eber e Malchiel. Questi furono i figli di Zilpa, che Labano aveva dato a sua figlia Lea. Lei li partorì a Giacobbe, in tutto 16 persone. I figli di Rachele, moglie di Giacobbe, Giuseppe e Beniamino. A Giuseppe nel paese d'Egitto nacquero Manasse ed Efraim, i quali Asenat, figlio di Potifera, sacerdote di On, li partorì. I figli di Beniamino, Bela, Becher, Asbel, Gera, Naaman, Ei, Ros, Mupim, Cupim e Ard. Questi sono i figli di Rachele che nacquero a Giacobbe, in tutto 14 persone. I figli di Dan, Cusim, i figli di Neftali, Laskseel, Guni, Leser e Silem. Questi sono i figli di Bila che Labano aveva dato a sua figlia Rachele. Lei li partorì a Giacobbe, in tutto 7 persone. Le persone che vennero con Giacobbe in Egitto, discendenti da lui, senza contare le mogli dei figli di Giacobbe, erano in tutto 66. I figli di Giacobbe, nati in Egitto, erano 2. Il totale delle persone della famiglia di Giacobbe che vennero in Egitto era di 70. Giacobbe mandò davanti a sé Giuda verso Giuseppe perché questo lo guidasse nel paese di Goshen. Giunsero nella terra di Goshen.
Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì in Goshen a incontrare Israele, suo padre. E gli si presentò, gli si gettò al collo e pianse a lungo sul suo collo. Israele disse a Giuseppe: «Ora, che io muoia pure, già che ho visto il tuo volto e tu vivi ancora». Giuseppe disse ai suoi fratelli e alla famiglia di suo padre: «Io andrò a informare il faraone e gli dirò: i miei fratelli e la famiglia di mio padre, che erano nel paese di Canaan, sono venuti da me. Questi uomini sono pastori, perché sono sempre stati allevatori di bestiame, e hanno condotto con sé le loro greggi, i loro armenti e tutto quello che posseggono. Quando il faraone vi farà chiamare e vi dirà qual è la vostra occupazione, risponderete: i tuoi servi sono stati allevatori di bestiame dalla loro infanzia fino ad ora, noi come i nostri padri. Così abiterete nella terra di Goshen, perché gli egiziani hanno in abominio i pastori». Parola del Signore. Io ti aspetto domani mattina per continuare la lettura della parola di Dio. Il Signore sicuramente continuerà a parlare alla nostra vita. Da lunedì al venerdì a mezzogiorno leggiamo la parola di Dio insieme. Dio ti benedica nel nome di Gesù.